L'ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. Alan Nardini perde Nocerino e Simplicio, ma recupera Liverani. Probabile formazione, Amelia in porta, difesa con Cassani a destra, Balzaretti a sinistra, Carrozzieri e Povo centrali. Sulla linea mediana, Liverani, Migliaccio, Tedesco e Bresciano. In avanti, Miccoli con Cavani. Walter Sabatini tra mercato e stretta attualità. Sentiamolo nel suo intervento a Calcio Parlato. Siamo soddisfatti, adesso il primo step l'abbiamo superato abbondantemente, che era quello dei 40 punti e la salvezza. Adesso c'è un secondo step che dobbiamo superare, che è il miglioramento della classifica della stagione scorsa. Abbiamo una buona occasione di farlo già la domenica, nonostante le difficoltà che la partita comporta con il Bologna, però stiamo andando avanti per la nostra strada. Faremo bene. Per Cavani però siamo in totale autonomia e il giocatore è incedibile, non si muoverà. E per quanto riguarda Chiar abbiamo questa piccola, vuol dire, incertezza legata a una clausola, ma non è nelle intenzioni del Palermo cederlo. Quello di domani è il 46esimo confronto tra Serie A e B che vede di fronte Palermo e Bologna. Grande equilibrio nei precedenti, 15 sono infatti le vittorie del Rosanero, così come quelle dei Felsinei. Stesso numero anche per i pareggi. L'ultimo successo del Palermo risale alla stagione 2004-2005, quando le due formazioni erano in Serie A. I Rosanero si impossero per 1-0 grazie a un gol di Brienza. Il pareggio più recente risale invece al girone d'andata, quando la gara si chiuse sull'1-1 in virtù delle reti di Tivaio e Succi. Tanti gli indisponibili a cui dovrà far fronte il tecnico del Bologna, Beppe Papadopoulo, per il match di domani contro il Palermo. Assenti Antonioli, Paonessa, Cesar, La Vecchia, Castellini, Bombardini e Britos. Pertanto Colombo andrà tra i pali, retroguardia con Belleri, Terzi e Moras. A centrocampo Zanoni, Mudingai, Volpi, Amoroso e Pariani. In avanti Tiraglia e Barazzina. A Bologna il salto, a Palermo la consacrazione. Per Cristian Zaccardo, quella di domani è una partita speciale. Ho fatto 11 stagioni a Bologna. E ho fatto praticamente tutta la mia infanzia, quindi sono molto legato. Io spero, ha bisogno di punti più il Bologna, perché spero che non vada in Serie B. Però allo stesso tempo gioco contro il Palermo, mi dispiace. E spero che finisca in un pareggio. L'agenzia di scommesse Cursal Bookmaker vede favorito il Palermo nella gara di domani a Renzo Barbera contro il Bologna, valida per la 32esima di Serie A. Il successo dei rossoneri infatti è quotato a 1,65, il pareggio a 3,50, la vittoria dei bolognesi a 5,25. Per tutte le altre notizie, stadinews.it.